urne aperte fino alle 23 e le 22 in Friuli Venezia Giulia per il primo turno delle elezioni amministrative, affluenza media attorno al 18%. La Svizzera boccia il reddito di cittadinanza per tutti. Chiamati oggi alle urne, gli elettori elvetici hanno respinto con quasi il 77% di no la proposta di introdurre un reddito di base incondizionato per ogni cittadino dalla nascita fino al decesso. Contro la disoccupazione serve un miracolo, così il cardinale Bagnasco, il presidente della CEI, auspica maggiori investimenti per i lavoratori. Sono convinto che con la legge di stabilità riusciremo a realizzare un intervento sulla flessibilità in uscita, assicura il ministro Poletti, che promette anche un confronto vero con i sindacati. Autostrade per l'Italia invita a non mettersi in viaggio in queste ore. È previsto un massiccio rientro dal lungo ponte del 2 giugno. In corso lo sciopero dei casellanti che terminerà alle 2 di notte. In funzione imbarchi con cassa automatica e telepass. Vittoria schiacciante al Gran Premio di Catalogna, classe MotoGP per Valentino Pippi. Il Saloma. Tennis, Novak Djokovic ha vinto il Roland Garros battendo in finale lo scozzese Andy Murray. Questa è la breaking news di TVCom24. Buona serata da Virginia Giacomin. Chiara Tortorella, Alessandro Sansone. Bring the action.